Oggi anche a Milano si è svolto il Friday for Future, il giorno di protesta che ha unito tutto il mondo nella lotta contro i cambiamenti climatici per un futuro migliore senza inquinamento. Migliaia di studenti si sono radunati in piazzale Loreto e hanno improvvisato un corteo verso Largo Cairoli, luogo scelto per il ritrovo di tutti i manifestanti. Inaugurata la Casa del Riciclo, griffata Corepla, il consorzio che si occupa del riutilizzo degli imballaggi in plastica. E a Palazzo Lombardia, fino al 23 marzo, ospiterà un migliaio di studenti delle elementari. Forza Italia ha presentato una proposta di legge per ottenere sgravi fiscali per le aziende che assumono donne e un welfare per l'infanzia. Stasera, nel primo venerdì di Quaresima, prende inizio il rito della Via Crucis guidato dall'Arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, in ognuna delle 7 zone pastorali della diocesi. Si inizia da Milano alle 20.45 in via Ippocrate. Buonasera dal TGN, benvenuti a questa edizione del nostro notiziario. Dunque, come avete sentito dai titoli del sommario, decine di migliaia di ragazzi in corteo stamattina per lo sciopero per il clima, un evento planetario che ha riempito le piazze ovunque. Slogan, cartelli, un serpentone colorato che ha detto no a questo sistema economico per nulla ecosostenibile. Sentiamo Jacopo Casoni. Chiassosi, colorati, coinvolgenti. Tanti, soprattutto tanti, decine e decine di migliaia, un fiume di ragazzi che ha invaso il centro di Milano, nel segno di Greta, la sedicenne paladina del clima, nel nome di un futuro che vogliono diverso. Noi riteniamo che questo modello di sviluppo economico che c'è attualmente non vada assolutamente bene, quindi debba essere cambiato radicalmente. Gli slogan, i cartelli artigianali per così dire, ma chiarissimi, una marcia che profuma di svolta perché non si vedevano così tanti studenti in piazza da anni a manciate, forse decenni, perché certifica una consapevolezza, quella che il futuro è a rischio e bisogna riprenderselo, bisogna tornare ad occuparsene, proprio cominciando da qui, dall'emergenza che più di altre fa paura. C'erano loro, gli uomini e le donne del futuro, ma con loro c'erano anche associazioni, comitati, politici, semplici cittadini, in marcia accanto ai protagonisti di quello che sarà, con una speranza in più, da oggi, una speranza in più. D'altra parte il futuro sono loro, quindi è logico che ne parlino, anzi è logico che se ne preoccupino, visto che noi glielo stiamo togliendo, speriamo che loro facciano quello che noi non siamo riusciti a fare. E allora, forse questo messaggio sintetizza tutto a modo loro. Bello e forte. E a proposito della marcia di oggi, il sindaco di Milano Giuseppe Sala stamattina si è recato alla scuola media Sandro Pertini di via Boifava, nel capoluogo lombardo, da cui sono partiti 20 ragazzi. In questa occasione il primo cittadino ha parlato anche di Greta, la sedicenne paladina del clima. Questo è veramente incredibile, eh? Ed è una qualcosa che ci deve trasmettere una grande fiducia. A volte ci sentiamo tutti in questa società così complessa talmente impotenti, e poi arriva una ragazzina che ti dimostra che da sola si porta dietro un movimento. Per cui mi pare che la cosa più positiva in tutto ciò è questa idea che si può. E da questo punto di vista Greta è stata straordinaria, però, perché quando ha cominciato era veramente da sola. Meriterebbe il Nobel? Io non lo vedo come una cosa strana. A volte non è che tutti i Nobel sono stati assegnati a veri simboli del bene del pianeta, quindi non lo vedrei come una cosa strana, anche se è così piccola, ma in fondo anche il fatto generazionale passa in secondo ordine rispetto alla capacità invece di attivare energie, e lei l'ha fatto tantissimo. E a Milano si è svolto anche Strikes for Planet, il corteo della società civile, lo vediamo grazie alla pagina milanese della Repubblica sul web. A Milano il corteo di cittadini rappresentanti della società civile che hanno aderito alla mobilitazione mondiale Strikes for the Planet, per il clima e il futuro del pianeta. Inaugurata oggi la Casa del Riciclo, griffata Corepla, il consorzio che si occupa del riutilizzo degli imballaggi in plastica, si trova a Palazzo Lombardia e da qui fino al 23 marzo ospiterà un migliaio di studenti delle scuole elementari.
Una casa del riciclo al piano terra del nucleo 3 di Palazzo Lombardia, nello spazio mostre. A proporla è Corepla, il consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica, che punta su questa esperienza didattica alla portata di bambini e famiglie. L'apertura ufficiale è stata il 12 marzo, fino a sabato 23 accoglierà circa 1 migliaio di studenti delle elementari. Un'installazione che ripropone gli interni di un appartamento. Di stanza in stanza si analizza il percorso del riciclo fino al riutilizzo. Attività ludico-didattiche, ma anche un viaggio virtuale con il video a 360 gradi Plastic Wonderland. Anche AMSA è in prima linea rispetto all'educazione, alla raccolta differenziata e allo sviluppo di una coscienza green fin dalla più tenera età. Noi abbiamo 11 istituti che sono stati coinvolti, 500 classi, 15.000 bambini che partecipano a un'attività di raccolta differenziata spinta che si scaturirà in un premio finale. I più piccoli sono uno sprone per gli adulti, assicura De Cillis, che poi affronta il tema attuale della lotta all'abbandono dei rifiuti domestici all'interno dei cestini su strada, una battaglia lanciata dal comune e condivisa da AMSA, del gruppo A2A. Contestualmente noi in questo mese completeremo il posizionamento di 10.000 che noi chiamiamo smart bins, che ci daranno a distanza il livello di riempimento dei cestini, nonché anche l'orario di conferimento. Questo potrebbe servire teoricamente ad aiutarci a reprimere il fenomeno del conferimento anomalo dei rifiuti domestici nei cestini stradali. Le donne al fianco delle donne, Forza Italia ha presentato una proposta di legge per ottenere sgravi fiscali per le aziende che assumono dipendenti di sesso femminile e un welfare per l'infanzia. Maria Stella Gelmini, capogruppo alla Camera dei Deputati di Forza Italia, si è scagliata contro il governo di Lega e 5 Stelle, i giudici che hanno garantito sconti di pena colpevoli di femminicidio, e si è schierata con la grillina Giulia Sarti. Sentiamo. Le donne di Forza Italia si mobilitano, lo fanno in tutti gli ambiti, la regione, il Parlamento, l'Europa. Maria Stella Gelmini, capogruppo azzurro alla Camera, ha presentato una proposta di legge che si sviluppa sul doppio fronte del lavoro e della maternità. La necessità di aumentare l'occupazione, di aumentare gli stipendi delle donne attraverso il taglio del cuneo fiscale e non il salario minimo, che non è la soluzione, e dall'altro più servizi per l'infanzia, più asili nido, aiuti anche alle scuole paritarie. Lara Comi, lei che è vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha promosso invece una pubblicazione, senza simboli di partito e da distribuire gratuitamente, che fa chiarezza rispetto alle modalità di accesso a finanziamenti europei. È un manuale d'uso che dà la possibilità di eliminare le fake news sui bandi europei, complicati, impossibili, no. Abbiamo inserito anche delle aziende che ce le hanno fatte, delle donne che ce le hanno fatte, delle associazioni che ce le hanno fatte. La Gelmini attacca il governo giallo-verde sulla TAV e non solo. Parla di dilettantismo, invita Salvini a tenere presente il programma elettorale del centrodestra con il quale si era presentato alle elezioni, e non solo il contratto firmato successivamente con Di Maio. Nel mirino poi finiscono le ultime sentenze, gli sconti di pena per i femminicidi di Bologna e Genova, ma anche il caso di Giulia Sarti, quel video hard messo in rete, quella gogna contro la quale la Gelmini si schiera apertamente. Noi abbiamo espresso una solidarietà vera, sincera, siamo indignate per quello che è accaduto. Io condivido l'editoriale di Becks, il direttore del Tempo, che ha detto siamo tutti Giulia Sarti. Credo che servano, e noi lo abbiamo fatto, proposte di legge che sanzionino pesantissimamente questi comportamenti, che non hanno attenuanti e non hanno giustificazioni. A proposito di femminicidio, ci occupiamo dell'omicidio di Jessica Faor. È stata una lucida volontà criminale esplosa in tutta la sua brutale violenza per il rifiuto di Jessica Faor di intrattenere giochi erotici da lui pretesi a scatenare la furia omicidia di Alessandro Garlaschi, il tranviere condannato in abbreviato all'ergastolo per aver ucciso con 85 coltellate e tentato di bruciare il corpo della ragazza di appena 19 anni nel suo appartamento a Milano il 7 febbraio 2018. Lo scrive il GUP Alessandra Cecchelli nelle motivazioni della sentenza. L'avvocato difensore di Garlaschi, Francesca Santini, al processo aveva avanzato la richiesta di assoluzione definendo il suo assistito incapace di intendere e volere e quindi non imputabile. Imane Fadil, una delle giovani donne diventate testimone chiave nel processo Ruby Ter sulle cosiddette cene eleganti ad Arcore, è morta a Milano. Era in ospedale, ricoverata da fine gennaio, sarebbe
Morta il 1 marzo, ma la notizia è trapelata soltanto oggi. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla sua morte, che è avvenuta dopo lunghe sofferenze. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma visto che la stessa ragazza aveva raccontato al suo avvocato di temere di essere stata avvelenata, la Procura conferma: stiamo lavorando anche su questa ipotesi. A specificarlo è il procuratore capo Francesco Greco, che parla di calvario della ragazza e di diverse anomalie nella sua cartella clinica. Anche per questo è stata disposta un'autopsia. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che rappresenta l'accusa nel processo a Ruby Ter, ha aperto un'indagine nell'ambito della quale sono già stati sentiti diversi testimoni. Queste le immagini di Iman Fadil, che è deceduta. Stasera, nel primo venerdì di Quaresima, prende avvio il rito della Via Crucis, guidato dall'arcivescovo Monsignor Delpini, in ognuna delle 7 zone pastorali della diocesi. Si inizia da Milano, per la zona prima, alle 20:45, in via Ippocrate. Anna Maria Bracini. Prende avvio, con il rito che si svolge per la città di Milano, zona pastorale 1, la Via Crucis quaresimale, guidata dall'arcivescovo. 7 complessivamente, una per ciascuna delle altrettante zone pastorali della diocesi, le Via Crucis che verranno celebrate. Titolo di quest'anno è Noi vedemmo la sua gloria, con le parole tratte dal prologo del Vangelo di Giovanni. Una particolare attenzione nella liturgia verrà dedicata al valore dei salmi, come peraltro Monsignor Delpini ha sottolineato nella sua lettera pastorale, cresce lungo il cammino il suo vigore. Le stazioni della Via Crucis con l'arcivescovo saranno 4. La terza, la settima, la dodicesima e la quattordicesima. Per i fedeli di Milano la processione, seguendo la croce, inizierà stasera alle 20:45 da via Ippocrate, presso l'ex istituto Paolo Pini, per arrivare fino alla parrocchia San Bernardo, in piazza Cardinal Gasparri, nel quartiere Affori Comasina. L'arcivescovo stesso ha ricordato il significato profondo della Via Crucis come adempimento di preghiera, riflessione, conversione quaresimale. Il pio esercizio della Via Crucis nella sua realizzazione sia parrocchiale, sia comunitaria, sia cittadina, sia zonale, che si realizza nelle prossime settimane, può essere non una pia devozione che semplicemente ripete per inerzia una tradizione, ma un convocarsi per celebrare il mistero, per meditare le parole di Gesù. Ancora cronaca, sono stati condannati all'ergastolo Abdenhakim Hamas e Saad Otmani, 2 marocchini di 29 e 31 anni che il 26 aprile 2018, in una lunga notte di violenza, hanno ferito 2 uomini a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, durante 2 rapine, aggredito 2 ragazze straniere accoltellandone una per portarle via il cellulare e poi ucciso poco dopo nei pressi della stazione centrale del capoluogo lombardo Samsun Aque, cameriere bengalese di 22 anni. La vittima era stata testimone involontario pochi minuti prima delle aggressioni a 2 ragazze. La procura aveva chiesto 2 condanne all'ergastolo e il giudice le ha inflitte. Lo sconto del rito abbreviato ha riguardato soltanto l'isolamento diurno non comminato dal GUP. I 2 marocchini erano imputati in concorso di un episodio di rapina e lesioni ai danni di un peruviano a Cinisello Balsamo e poi ancora di rapina e tentato omicidio nei confronti di un italiano, un senza tetto rappresentato nel processo dall'associazione Avvocati di Strada Onlus con legale Paolo Ielasi e unica parte civile del processo. Il giudice gli ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di 30.000 euro e poi ancora i 2 erano accusati di rapina e lesioni nei confronti di una ragazza americana e di una inglese e poi infine dell'omicidio del giovane bengalese, i cui familiari che vivono nel loro paese d'origine non erano rappresentati nel processo. Qui vediamo le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno in pratica permesso di riconoscere i 2 e di arrivare alla sentenza di ergastolo di cui vi abbiamo appena dato notizia. E la Procura di Milano indaga per il reato di lesioni colpose in relazione alle frenate di alcuni convogli della metropolitana che hanno causato il ferimento di diversi passeggeri. Sono 2 i fascicoli avviati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dai PM Mauro Clerici e Maura Ripamonti e si riferiscono ad altrettanti episodi.
quello del 4 marzo vicino alla fermata di Loreto che ha causato contusioni a 5 persone e quello del 9 marzo nei pressi della stazione di Cadorna quando i feriti sono stati 9 ed è anche stato sequestrato il convoglio. Nei prossimi giorni verrà nominato un consulente tecnico del Politecnico di Milano, lo stesso che si è occupato del disastro ferroviario di Pioltello del gennaio 2018. Al vaglio dei magistrati anche l'ipotesi che si possa procedere dopo ulteriori accertamenti per il reato più grave di disastro colposo. Due amministratori societari sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un terzo è al momento irreperibile e altri tre manager sono stati denunciati per frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Secondo un'indagine svolta dalle Fiamme Gialle di Gallarate, gli indagati italiani tra i 50 e i 60 anni residenti tra le province di Varese, Milano e Pavia avrebbero collaborato a vario titolo per portare al fallimento una società informatica di Sesto Calende, distraendo capitale, emettendo false fatturazioni per circa 1 milione di euro e utilizzando almeno altre 5 società di facciata per falsificare rapporti di commercio fittizi con la stessa azienda, poi fallita con il conseguente licenziamento dei dipendenti. Il giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio, contestualmente alle misure cautelari, ha disposto un sequestro di beni per circa 700.000 euro agli indagati. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordiamo subito dopo la sigla e le previsioni del tempo l'appuntamento con Nova Stadio TG con Michele Lanati. Quindi Nova Stadio Sprint per parlare della disfatta dell'Inter eliminata in Europa League ieri dall'Eintracht Francoforte, ma anche dei sorteggi di Champions League, visto che la Juventus è stata estratta con l'Ajax, quindi nel prossimo turno di Champions League i bianconeri affronteranno gli olandesi. A seguire alle 21 Linea d'Ombra con Adriana Santacroce. Si comincia con il faccia a faccia tra Samuele Piscina, presidente della zona 2 di Milano e del municipio 2 di Milano, e Diana De Marchi del Partito Democratico. E poi il talk show con Marco Osnato di Fratelli d'Italia, Igor Iezzi della Lega, Marco D'Altoso e Paolo Cova. In studio, come abbiamo detto, conduce Adriana Santacroce. È tutto. Grazie alla cortese attenzione al TGN. L'auguro di una serena serata e di un buon fine settimana. Arrivederci.